l'arrivo delle reliquie di Santa Giusta e ora possiamo dire ecco la partenza, almeno per una settimana, del crocifisso che appunto apparteneva alla comunità francescana di Ololai. È anche una sorta di ponte, possiamo dire, tra il mare e i monti, Santa Giusta con Ololai. Questa vedete insomma come un'opportunità ecco, di conoscenza anche del centro Sardegna. Sì, intanto il piacere di partecipare alla gioia di una comunità che grazie a un'opera d'arte, un segno della fede custodito dai santagiustesi riesce a pacificare, insomma, anche a dare un animo più sereno, diciamo così, ai cittadini di Ololai nei confronti della Chiesa. Dall'altro, nell'aspetto più sociale, quello che, a quale siamo titolati ad adempiere, quello invece di mettere due comunità, di riavvicinare due comunità, un ponte appunto tra il mare, tra le coste e la capitale della Barbagia, quindi due economie a confronto, due modi di vivere l'economia, di vivere anche la società, che si incontrano e partecipano assieme a questo evento di cristianità importante. L'amministrazione in questa fase si è fatta promotrice di una divulgazione di questo importante momento nella comunità di Santa Giusta, che ha risposto in maniera eccezionale. Ci sarà una folta delegazione di diverse centinaia di cittadini di Santa Giusta che accompagneranno il crocifisso e per il piacere appunto di condividere con i loro ormai amici di Ololai questo evento, questo sentimento di riappacificazione con la Chiesa, con i francescani e col nostro crocifisso.